Alcune forme di religiosità popolare che ancora è possibile reperire nella Napoli tradizionale, particolare rilievo assume il culto dei morti, detto anche delle anime del purgatorio. Senza volere a tutti i costi risalire nel tempo, questa tradizione cultuale dei morti la si può datare al 600, cioè al periodo di una particolare, complessa e depressa storia napoletana, quando il senso della morte, in una cornice controriformistica, si presentava in modi perlomeno ambigui. Da un lato il cupio di solvi, cioè il desiderio di morire, in un orizzonte di penitenza, ma anche di liberazione dalle tentazioni del peccato. E dall'altro il configurarsi di una morte quasi in termini di paura e di terrore medievali, da esorcizzare in tutte le maniere. Un esasperato esorcismo della morte che poi al culmine di una deflagrazione psicologica cambiava segno, cioè si trasformava in un delirante e mistico desiderio di morte, per un aldilà migliore, e nell'aldilà venivano esaltate le capacità ed i poteri soprattutto delle anime di coloro che in vita avevano dimostrato attributi particolari. E le anime del purgatorio? E le anime del purgatorio, per me quelle mille anime del purgatorio sono sempre vive, che sono al momento che erano vivente e attualmente che sono distaccate, stanno sempre alla presenza del Signore. E le anime del purgatorio per me saranno sempre, sempre davanti in questo istante. Ma voi avete fatto devozione proprio particolare per le anime del purgatorio? Sì, sì. Cioè? Ogni lunedì andavo nelle catacombe di San Vincenzo Ferrere e fece in mia dovere sempre accendere una candela, qualche cosa, e pregavo a quelle anime del purgatorio. Sia le anime abbandonate, sia le anime mettiamo che hanno tutto... i sacerdoti, i monaci, i suore che hanno tutta la sua vita per laici. Scusate, ma che cosa possono fare per noi le anime del purgatorio? Come? Pregano a Gesù per un avvenire, domani se un disastro sarà distrutto e loro penseranno di salvarci anche a noi, che siamo tanti miseri peccatori, di salvare l'anima nostra di non essere in penitenza per tutta l'eternità. Nelle catacombe delle chiese e dei conventi della vecchia Napoli, uomini e soprattutto donne tramandano questo culto. Si baciano le fredde ed umide pareti dove fino a qualche tempo fa erano murati scheletri umani che trasparivano attraverso il rilievo del cemento. Toccando concretamente gli scheletri o il loro rilievo, si realizzava, e tuttora si ritiene si realizzi, la comunione con le anime del purgatorio che intercederanno per i vivi, per la loro salvezza. Solo qualche anno fa le autorità ecclesiastiche hanno rimosso gli scheletri dalle catacombe, ma il culto continua.
la vistosità barocca della rappresentazione funebre appare tipica di una certa ampollosità emotiva in rapporto a questa complessa ideologia della morte. Questa cornice di senso della morte e di aspirazione alla salvezza vanno considerate alcune manifestazioni di misticismo, di delirio mistico, ancora riscontrabili nella Napoli tradizionale. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Eterno Padre, vi offro il sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo, scaturito dalla piaga della mano destra, in sottraggio dell'anima santa di Madre Flora. È il caso del culto del volto santo, attraverso la mediazione di Madre Flora. Soprattutto dopo la sua morte, avvenuta nel giugno del 69. Nata povera nel 1899, Madre Flora ebbe un'infanzia triste e rimase orfana giovanissima. A 17 anni fu raccolta da un anziano avvocato di Meta di Sorrento, che la sposò. Nel 1923, in un giorno del periodo pasquale, Madre Flora disse di aver avuto un'apparizione del volto santo, quello stesso volto di Cristo che l'aveva colpita particolarmente in una riproduzione pubblicata sulla rivista Crociata missionaria. Il volto santo, secondo la visione di Madre Flora, dice: Flora, tu ripagherai il mio volto delle offese ricevute durante i giorni della passione. Comincia così il culto dell'immagine e al primo miracolo, sembra nel 1938, ne seguono molti altri. Tra il culto del volto santo e il culto delle anime del purgatorio, il culto dei morti, che rapporto c'è? Tutti i giorni io recito la coroncina con tutte le anime del purgatorio, tutti i giorni. La coroncina a tutte le anime del purgatorio, a Madre Flora, e perché Madre Flora, quando io conoscevo Madre Flora, io dovevo avere una grazia. Lei mi ha detto: tu l'hai la grazia, questo è stato 20 anni fa, tu l'hai, però non devi bestemmiare i morti, e nemmeno i morti agli altri, alle gente strane. E io da allora non ho mai più bestemmiato i morti a quelli, pure a quelli che non conosco. E anzi, quando qualcuno bestemmia i morti, io dico i requiem eterni. E quando qualcuno bestemmia, sempre sia lodato nostro Signore, io in riparazione ci dico dei gloria fatti. Mi sento sempre vicino. Vicini, mi sento sempre vicino. Signor Mitur, ma che legame c'è tra Madre Flora, adesso che è morta, gli anni del purgatorio? L'anima del purgatorio è Madre Flora per me e per tutta la vita. La vado sempre a tenere avanti gli occhi miei, perché lei quando diceva: Madre, fate una preghiera, lei già mi consolava. In quell'istante là mi sentivo più bello della mia vita e me ne andava sempre più, mi sentivo quel peso pesante delle mie sofferenze, si distaccava e mi sentivo felice. E perciò io a Madre Flora, per me, davanti ai miei occhi, la vedo sempre vivente e sarà sempre vivente, perché Madre Flora per me non è morta. A Madre Flora vengono attribuite dalla popolazione capacità mediatrici, guaritrici e di degenza. Mediatrice con il volto santo, guaritrice dei mali e dei malanni della povera gente. È così che la sua casa, ai Ponti Rossi, diventa meta di pellegrinaggio. Nel 54 Madre Flora istituisce un rudimentale orfanotrofio. I pellegrini aumentano e con essi la fama della sua taumaturgia. Qual è la vostra professione, la vostra voce? Io sono stato sempre venduto in ambulante.
Senti, da quanto tempo siete devoto del vostro santo? Sono circa 23-24 anni. Ecco, mi potete raccontare una grazia ricevuta, qualche cosa di particolare, cosa che più vi ha colpito? Ce ne sono tanti. Adesso ve ne dico una delle tante. Quando è finito Madre Flora, quando è morta Madre Flora, immaginate qui tutti i devoti come stavamo nello stato d'animo. E lo più che noi ce l'avevamo più di una madre, proprio madre nostra, una madre carnale, no? A Madre Flora. E allora, sapete, abbiamo ricevuto un gran dolore tutti quanti, come pure io, fra i tanti ho ricevuto anch'io un gran dolore. Difatti mi è venuto, abbiamo pianto 4, 5, 6 giorni. E per il forte pianto a me mi ha acchiappato un dolore allo stomaco, perché io ho sempre sofferto di dilatazione di stomaco. Se non che io stavo vicino alla salma di Madre Flora, stavo nella chiesetta, e io stavo vicino, e ho preso le mani di Madre Flora in mano, questa è proprio la verità, veramente. Ho preso le mani e ho detto, madre, prima c'eravate voi, e quando ci mandavo qualche cosa noi venivamo in consiglio a voi. Adesso che non ci siete voi, come si fa più, come facciamo? Il forte pianto, il dolore era forte allo stomaco. E così non ho fatto altro, ho preso le mani di Madre Flora in mano e me l'ho passato per lo stomaco. Strofinavo le mie mani sulle mani di Madre Flora e me lo passavo per lo stomaco. Poi Madre Flora morta sudava, io l'asciugavo il sudore e me lo passavo per lo stomaco. Così mi hanno preso e mi hanno tirato fuori, perché io facevo troppa confusione vicino alla salma. Mi hanno tirato fuori, quando sono arrivato in mezzo al cortile non me ne sono accorto nemmeno io, il dolore di stomaco non ce l'avevo più. Quindi mi ha fatto capire che anche morta, era viva lo stesso e era la stessa cosa come se fosse stato vivo. Sentite, quando volevano portarla via, Madre Flora, ecco, voi devoti, cosa avete fatto? Ah, eravamo impazziti, vicino al cancello, abbiamo sbarrato il cancello, ma poi c'erano migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di devoti qui che anche la questura e le guardie si arrendevano di fronte a noi. Non ce la facevano, prima di tutto perché vedevano lo stato della gente che piangeva, vedevano proprio il viso della gente che dimostrava proprio che noi non la volevamo far portare via. E allora, non so, sembrava che si associavano a queste cose, avevano commozione e la forza che loro avevano di portarla via li ammangava, insomma, perché vedevano troppo che noi non volevamo proprio che Madre Flora andasse via. Come avete risolto la questione? Da sé, si è risolto da sé. Tutti insieme, dopo parecchi giorni, certe ragazzine così basse hanno preso a Madre Flora, mentre si discuteva di dentro alla chiesa, hanno preso a Madre Flora quattro ragazzine, non so come hanno fatto, quella salma pesava forse quintali, perché la cassa era massiccia, e poi c'era una cassa di zinco, non so quanta millimetri, perché era doppia. E il peso di Madre Flora, quella era una donna alta così, robusta così. Non so queste ragazzine come hanno fatto, le ragazzine facevano, madre fatevi la gira, hanno preso la madre e l'hanno messa dentro la tomba e con la calce, con le mani e con i, come si chiama, i mattoni, con le mani hanno fabbricato, insomma hanno chiuso la tomba così. E è finita così. Se a Madre Flora viva venivano attribuite particolari attitudini e capacità, è facile figurarsi come i suoi poteri medianici, terapeutici e consolatori risultino potenziati con la morte, secondo la credenza popolare. La donna viene proclamata beata per ovazione unanime. Viene chiesta ai Ponti Rossi la costruzione di un grande santuario.
visto, no? L'ho sognato. Molte volte? 4-5 volte. Raccontatemi come l'avete sognato. Dunque, ho sognato Madre Flora che io stavo sopra la casa sua, dove alla casa di Molto Santo. Io sono entrato nel corridoio e lei stava seduta una poltrona. Io c'avevo un baretto in testa, però lei stava triste. Allora io sono passato davanti, ho detto, signor Lodi Molto Santo, tutti hanno risposto che stavano sedute vicino a Madre Flora, ma Madre Flora sembra triste così. Allora io mi sono tornato indietro e dico, c'è qualcosa che non va. Mi sono tolto il cappello, mi sono inginocchiato e ho detto, signor Lodi Molto Santo, madre, e mi sono messo vicino a lei. Lei mi ha appoggiato la testa sopra la mia spalla e piangeva. Io me lo abbracciavo anch'io, piangevamo tutte e due, senza parlare, non ha parlato niente, non ha detto niente. Solo che io, alla mattina, quando mi sono svegliato, era mezzogiorno, mi sentivo ancora sulla mia pancia i capelli di Madre Flora. Per favore, scusate, signor Migliore. Fine. Da quanto tempo siete devoto del Volto Santo? Più di 10 anni. Sentite, ma quando è che avete avuto la grazia più importante? Sono 4 anni fa. Sono stato miracolato un blocco renale, la quale il mio pericolo è assai grave. E il medico è pochi giorni che mi deve portare la base di ricovero. Ma ovviamente la madre Flora mi viene in sogno e disse mi scendi a bacio al santuario e così sarai guarito il tuo male. Al mattino seguente andai al santuario e quell'istante già il male scomparse e andai a casa, mi riposai e stessa la sera nel bagno fece le mie funzioni delle vie urinarie e il male mi sentì più migliore. La mattina venne il medico per visitarmi e mi trovai il miglioramento di essere guarito. E così il santuario del Volto Santo è stato per me per tutta la vita e adoro sempre il volto adorabile di Gesù. Scusate, ma Madre Flora, voi avete continuato a vederla, magari in sogno, dopo questa grazia? Sì, l'ho vista 2 volte la Madre Flora. Un giorno lei si apparì davanti a me, tutta rammaricata, che gli disse dove devo continuare perché tu hai ricevuto la grazia e deve venire sempre da me. E mia moglie, a quel giorno che andai a guardare l'immagine del Volto Santo, venne Madre Flora nella barba di Gesù. E a quel momento Madre Flora apparì una volta normale come era prima. E poi, settimana per settimana, il volto di Madre Flora si sta minuendo, si sta facendo sempre più sciupato. E beh, come si deve consumare la sua istanza. Così si perpetua una tradizione di religiosità popolare, con le sue visioni, i suoi devoti, le sue credenze. Così il tradizionale culto dei morti viene alimentato da nuovi sogni e nuove speranze, in una spirale che sembrerebbe senza fine. Voi avete paura della morte? No. Perché? È perché la morte, noi dobbiamo renderci conto che un giorno nato dobbiamo finire. Siamo nati per morire e dobbiamo morire. Il Signore ci mantiene alla presenza di Lui e finché quando noi pregheremo e pregheremo per questo mondo in zimbuglio che si sta scatenando come quel giorno che Mosè distruggette quella gente che si mise tante come stanno facendo adesso.